Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi tornano le review, infatti con i Future Stars sono usciti veramente un sacco di giocatori super interessanti e oggi andiamo ad analizzare Tchouaméni e Bellingham, due centrocampisti fortissimi seppur diversi in alcuni piccoli particolari tra di loro, quindi mettetevi comodi e gustatevi questa recensione. Partiamo dal centrocampista inglese del Dortmund che, come potete vedere, ha un controllo palla veramente eccelso. Con la levetta si muove benissimo e questa è una dote, sapete, fondamentale, importantissima per i centrocampisti per aspettare il movimento dei propri compagni e poi servirli al momento giusto, proprio come accade in questo caso. Un'altra cosa che ho testato è stato lo speed boost, vedete come prende bene velocità, palla al piede. Ottimi anche le intercettazioni, guardate qui come allunga benissimo il piede senza che io debba schiacciare nulla. Poi un'altra cosa che ho trovato veramente fenomenale sono i recuperi automatici, come avete visto, sia in questo caso che con raddoppio che in precedenza senza addirittura premere nulla. Qui un ottimo drive and pass e poi una bella giocata di suola sfruttando la sua agilità e un destro che va in rete. Ma poi guardate qui questo cost to cost, questo gol mi ha veramente lasciato a bocca aperta, velocissimo, ha spaccato in due il campo ed è andato a concludere. Veramente Bellingham stra completo. Invece il suo compare Tchouaméni, innanzitutto, proprio per analizzare le stesse cose, vedete come nel controllo palla magari lascia un pelino a desiderare, mentre sulle intercettazioni anche lui è molto 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 pulito. Ancora guardate qui come ha recuperato palla automatico senza che io lo stessi controllando in entrambi i casi, sia qui e ancora una volta con il raddoppio, guardate come si attacca benissimo all'uomo e recupera palla. Anche con le uscite manuali, guardate com'è preciso nel recupero della sfera. E poi un'altra cosa che mi ha lasciato molto sorpreso è il piede debole, perché quel 3 secondo me non è neanche un 3 così grave, perché guardate qui che sventagliata fa con il destro e guardate qui che gol si va a inventare, addirittura in pallonetto da fuori area tutto girato di sinistro, quindi veramente top questa cosa. Allora ragazzi, dopo averli testati per quasi una decina di partite, mi sento di dare qualche conclusione sia su Bellingham che Tchouaméni. Allora, partiamo dall'inglese, che veramente mi ha sorpreso in una maniera clamorosa. Allora, il prezzo va detto è alto, perché 1,7 quanto l'ho pagato io non li vale. Probabile che debba assestarsi più o meno su 1,2 o 1,3, ce li pagherei tranquillamente senza grossi rimorsi. È 1,86 m, alto alto che si sente tutto, perché come avete visto pure dalle immagini, fa le due fasi in maniera egregia, attacca e se perdiamo palla già sta a centrocampo pronto a schiacciarci pure là sulla difesa se deve appunto andare lì a prendere il pallone. Piede destro, 4 di skill e 4 di piede debole che si sentono entrambi, soprattutto il debole con il sinistro, insomma, non fa danni e già questa è un'ottima cosa. Poi, per quanto riguarda la velocità, anche qua tanta roba, perché con lo speed boost pure in mezzo al campo prende un sacco di campo. La palla la tiene bella attaccata vicino al piede, quindi quel controllo palla 93 anche qui si sente abbastanza. 94 di agilità, 90 di equilibrio, 95 di reattività. Quando fate micromovimenti con questo qua riuscite facile a guadagnare un po' di momentum, nel senso che si gira bene e quindi può mandare a vuoto gli avversari e poi imbucare, oppure stesso quando si ritrova in area di rigore mandare a vuoto i difensori e calciare, perché poi calcia molto bene, perché quel 91 di potenza tiro e quell'84 di finalizzazione sono una cosa atroce. Cioè, se avete visto, in 8 partite mi ha fatto 4 gol e 2 assist, che insomma per un centrocampista giocato proprio da mediano non mi sembrano pochi. Poi l'aggressività la sentite tutta, perché questo quando mandate anche il raddoppio si butta come un toro e recupera la palla in automatico. L'ho trovato molto 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 automatico questo giocatore. Ovviamente anche manuale quando lo selezionate si comporta benissimo. Per me attualmente superiori a questo Bellingham sono solamente due giocatori, calcolando non le icon, ma probabilmente qualità-prezzo solo due giocatori, calcolando anche quelle. De Bruyne Totti, per il motivo che è più tecnico, ha una migliore finalizzazione, perché questo tiro a giro, se lo scordo, ho provato a prendere De Verdi, ma non ha mai fatto quella parabola che impensierisse troppo il portiere, ci è arrivato facilmente. E poi l'altro ovviamente è Kanté Toti. Dopodiché tutto il resto sotto questo Bellingham. Il problema, lo so, è ibridarlo. Io l'ho ibridato con Schulz, insomma con un po' di giocatori di Bundesliga, che ovviamente non utilizzerei mai nella mia squadra, però qualora magari vi riuscite a fare un bel triangolino con Schulz e Akanji, ovviamente non avendo squadre per fare i tornei, bellissimo sto Bellingham, devo dire veramente piacevole da utilizzare. Stessa cosa invece, secondo me non si può dire per questo Tchouaméni,
Perché? Allora, partiamo innanzitutto dal prezzo. 1.300.000 è veramente qualcosa di esagerato. Perché il paragone che io faccio di questa carta è esattamente Fofana Headliner, ok? È poco più forte di questo Fofana e di conseguenza per me dovrebbe stare circa sul 1.950.000, 1.000.000 è il prezzo giusto che pagherei per questo Tchouaméni, soprattutto calcolando i migliori link che c'ha. 4 di skill e 3 di piede debole, alto alto che non si sente. Cioè, alle volte rimane un po' avulso dal gioco. Quando sale poi non torna con la stessa intensità in fase difensiva, quando difende poi alle volte non si butta con la stessa prepotenza in fase offensiva. Quindi su questo mi ha fatto storcere un po' il naso. 1,87 m, quindi presente, bello grosso, questo assolutamente sì. La velocità è quella che è, non è un fulmine di guerra, perché poi ovviamente è appesantito pure da quel 93 di forza e dal body type più importante rispetto a Bellingham. 86 di agilità, 82 di equilibrio e 90 di reattività. Insomma, ero preoccupato che fosse abbastanza pesante, soprattutto palla al piede, e infatti è abbastanza pesante palla al piede. Diciamo che non si gira benissimo, non potete imbucare troppo i vostri compagni di squadra, oltre che col 3 di piede debole. Ne ha sbagliati parecchi di passaggi, anche se poi, come avete visto, ogni tanto si inventa la giocata come ha fatto con quel pallonetto. Quindi passaggi per carità di Dio ottimi, però quando va sul sinistro sono un problema. La finalizzazione con la potenza tiro non mi è dispiaciuta, avete visto che un paio di volte è andato a finalizzare abbastanza bene. Intercettazioni 90, lettura difensiva 88, sono parametri che sinceramente mi avevano fatto sperare in altro, perché me lo aspettavo molto più automatico, invece alle volte sembra che sta lì come se la situazione non fosse la sua. Quindi onestamente dico di stare attenti, perché il prezzo deve assolutamente calare. Se avete già un Fofana tra le mani, soprattutto l'headliner non scambiabile, io sto Tchouaméni, non lo guarderei proprio. Mentre se dovete fare un acquisto importante, si può tranquillamente valutare. Già so che adesso le domande sono: è meglio Renato di Tchouaméni, è meglio questo di quell'altro. Il discorso è molto semplice: questo Bellingham è un giocatore totale, quindi vicino a chi ha l'accoppiato e lo accoppiate non ci sono problemi. Mentre nel momento in cui voi, che ne so, mi dite Kanté e Tchouaméni vanno bene, io vi dico di no, perché questo qua è full difensivo. Quindi, se già voi avete un Kanté, un Vieira, un giocatore di questo tipo qui, non andate su Tchouaméni, ma andate tutta la vita su un Renato, su giocatori di questo tipo molto più tecnici, ma pure un Valverde, un De Jong, che poi costano anche meno e sono già belli assestati. Quindi, valutate bene, promossi entrambi, anche se Bellingham per me fa totalmente un altro sport, Tchouaméni forte, ma mi aspettavo qualcosina in più. Quindi raga, come avete visto, si tratta di due giocatori estremamente forti, al momento un pochino sovrapprezzati. Mi raccomando, tenete a mente quella che è bene o male il range che ho dato di prezzo per entrambi. Vediamo, magari caleranno di più, magari risaleranno, chi lo sa. In particolare poi vi ricordo in descrizione tutti i link di riferimento, nonché la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Antonio Liberoschi, ciao.